Bentornati, regà! Qua è Savix che vi parla. Allora, ragazzi, se siete rango 200, rango 1000, rango 130, potete pure skippare questo video, ragazzi, perché non fa per voi. Questo è un glitch che va bene per chi è rango basso, come ben vedete. Questo qua è un account nuovo, quindi voglio arrivare abbastanza velocemente a rango 20, rango 30, per sbloccare delle attività, per iniziare ad avere più giubbotti, più snack. Questo è il glitch che fa per voi. Ma prima, sigla, regà! Ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esitare a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Allora, raga, posizione è questa, dove c'è il penitenziario, e dovete venire in questo punto preciso. Non vi potete sbagliare, ragazzi, perché quando entrerete all'interno e vi girate verso la torre, vedrete che c'è il numero 9, quindi non vi potete sbagliare, ragazzi. Come ben vedete, qua c'è il 9 e nelle altre c'è un altro numero. Quindi a questo punto dobbiamo entrare all'interno, ragazzi, della torre. Ma prima di iniziare il glitch dobbiamo fare una piccola cosa. Allora, ragazzi, aprite il menu di pausa, andate su online, andate su opzioni e controllate di aver messo la sala d'attesa chiusa, che io comunque sia, ragazzi, vi consiglio. Anche quando dovete fare il glitch viene sempre bene. Se invece volete giocare e fare poi attività con gente, ragazzi, potete riaprirla. Quindi a questo punto non ci resta altro che metterci all'interno, regà, e avremo le stelle. E andremo ad avviare la modalità competizione, ragazzi. La prima attività, quella che vi capita, nel senso. Una volta che avete avviato la modalità competizione dal menu di pausa, ragazzi, semplicemente la quittate e spawnerete fuori la torre sul, diciamo, il pianerottolo, ragazzi, sul poggiolo della torre. A questo punto, regà, non ci resta altro che fare un giro attorno alla torre, ragazzi, per far sì che abbiamo le stelle. Guardate bene, il mio livello, regà, è 5 e mancano 2 tacche e mezzo per andare al 6. Quindi apro il menu di pausa, online, avvio attività create da Rockstar, vado su modalità competizione e avvio, ragazzi, la prima. Non fatelo con le altre, perché sennò il glitch non funziona. A questo punto faccio questa cosa, ragazzi, all'infinito, quindi quitto poi l'attività, e quando, ragazzi, quitteremo l'attività avremo gli RP. Ragazzi, vi ricordo che se siete rango alto non conviene fare il glitch. Quindi, come ben vedete, adesso mi manca praticamente una stacchetta, regà, per arrivare al 6. Abbiamo fatto una tacca e mezzo. Adesso, regà, vi velocizzo la clip per farvi vedere che in circa 10 minuti, più o meno questa clip senza essere velocizzata era di circa 10 minuti, che riesco a fare bene o male 3 o 4 livelli, ragazzi. Ma io vi ricordo, ve lo ribadisco, che questo glitch comunque sia è un glitch che va fatto all'inizio per avere un piccolo boost sul rango. Se no, regà, sempre sul canale trovate un altro RP glitch che si fa in due. Bisogna lasciare FK alle console, regà, magari ve lo lascio in descrizione qua sotto, e ovviamente fate un po' più livelli. Non vi aspettate chissà che cosa, ragazzi, perché questi qua sono sempre glitchini un po' del cazzo. Comunque sia, appena uscirà qualcosa ve lo porterò immediatamente. Adesso bisogna accontentarci di questo, regà. Adesso vi lascio al video, vi saluto. Se volete andare a vedere alla fine, che sono arrivato a circa rango 8, ora non ricordo. Comunque sia, ragazzi, il glitch è semplice, vedete voi se farlo o non farlo, se ne vale la pena o no. Bella, regà, alla prossima.